cari amici, oggi parliamo della bella Ruby Rubacuori. Sapete quella bella ragazzona, una ragazzona piena di salute, che sembra che abbia fatto le more con Silvio Berlusconi, benché non avesse ancora compiuto il 18° anno di età, e c'è adesso, ci sarà un nuovo processo perché gli avvocati del Cavaliere hanno presentato ricorso contro la condanna inflitta a Silvio Berlusconi, perché ha o avrebbe fatto le more con questa bella ragazzona piena di salute che non aveva ancora compiuto il 18° anno di età. Cari amici, magari amici, cosa volete che vi dica? Io so soltanto che la Suprema Corte di Cassazione poco tempo fa ha assolto un uomo, un sessantenne, lo ha assolto dall'accusa di pedofilia, un sessantenne che aveva fatto le more con una undicenne. Io ci ho fatto pure un video, e il video ve lo metterò nel riassunto di questo medesimo video, capito? Il video è intitolato lui sessantenne, lei undicenne, la Suprema Corte lo assolve. La Suprema Corte di Cassazione ha assolto un sessantenne che faceva le more con la bella bambina undicenne, dicendo che si trattava di amore, non era pedofilia, perché si trattava di amore. Io questo ho letto sui giornali, ci ho fatto pure il video, cari amici miei, c'è il video, sta ancora qua il video, ve lo metto nel riassunto di questo medesimo video. Allora io direi agli avvocati del Cavaliere di tenere presente questo mio video, il video di Serafino Massoni, intitolato lui sessantenne, lei undicenne, assolto dalla Suprema Corte di Cassazione. Ma chissà se i giudici che in Corte d'Appello giudicheranno di nuovo il caso della bella Ruby Rubacuori, che sembra che abbia fatto le more col Cavaliere, chissà se lo sanno i giudici della Corte d'Appello, che dovranno nuovamente giudicare il caso, se lo sanno che esiste questo precedente della Suprema Corte di Cassazione, che ha assolto un sessantenne per aver fatto le more con una undicenne, perché così ho letto sui giornali, cari amici, perché si tratta di amore. Quindi non era pedofilia. Se un sessantenne vada con una undicenne, non è pedofilia se si tratta di amore. E beh, potrebbe essere pure questa la difesa del Cavaliere. Sì, sia il Cavaliere che la bella Ruby Rubacuori dicono che non ci sono stati atti sessuali fra di loro, però potrebbero dire: beh, cara Corte d'Appello, casomai tu ritenga che ci siano stati tra di noi atti sessuali, beh, si è trattato d'amore, come nel caso gestito dalla Suprema Corte di Cassazione, che relativamente ad un sessantenne che faceva l'amore con una undicenne ha detto che no, non c'è il reato, perché si trattava di amore, capito, cari amici? Guardate, cari amici, ma cosa volete che vi dica? Io sono tanto curioso di sapere come si svilupperà il caso di quel sessantenne che ha fatto l'amore con una undicenne e che è stato assolto dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha detto no, il sessantenne e la undicenne hanno fatto l'amore. Ma per amore, quindi non c'è pedofilia, non c'è reato. Sono tanto curioso di sapere, perché la stampa
mi ha parlato poco, mi meraviglio tanto, mi meraviglio. Cari amici, io sono qua che magari aspetto anche i vostri interventi, perché se io fossi, se io sarebbe l'avvocato del Silvio Berlusconi, lo terrebbe presente questo caso di lui 60enne, lei 11enne, hanno fatto le more e la Suprema Corte di Cassazione ha detto non c'è reato di pedofilia perché si tratta d'amore. Se io fossi, o se io sarebbe gli avvocati, la difesa del signor Berlusconi, lo terrebbe presente questo caso, perché lui di ruba cuore in fin di conti c'era poco meno di 18 anni di età e potrebbero dire che si trattava di amore, capito? Amore, e quando c'è l'amore non c'è reato, chiaro? Va bene, cari amici, aspetto i vostri interventi, cari amici, aspetto i vostri interventi, va bene? Grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.